Pietro Di Lorenzo di SOS Trader, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, Pietro, come dicevo, andiamo a vedere anche i dati macro appena usciti dal Regno Unito. Vediamo un'inflazione inglese all'1,9%, inflessione rispetto al 2% atteso, ma in linea con l'ultima rilevazione a 1,9%. Su base mensile siamo a 0,2%, anche qui una flessione rispetto alle attese che era per 0,3%, ma anche rispetto all'ultima rilevazione 0,5%. Anche l'indice dei prezzi delle abitazioni a 0,6% rispetto all'1,7% dell'ultima rilevazione, 1,3% era il dato atteso. Vediamo anche l'andamento dell'indice dei prezzi di vendita su base annuale, invece sale al 2,4% rispetto al 2,1% atteso, 2,4% era l'ultima rilevazione. Su base mensile lo stesso indice è più 0,3% rispetto allo 0,2% atteso, 0,3% era invece l'ultima rilevazione. L'indice dei prezzi al dettaglio cala al 2,4% rispetto al 2,6% atteso, 2,5% era invece l'ultima rilevazione. Tra 19 minuti avremo il saldo della bilancia commerciale italiana e anche l'indice generale dei prezzi al consumo dell'Eurozona, che è atteso all'1,4% in linea con l'ultima rilevazione, mentre domani, lo ricordo, ci saranno importanti dati sui PMI, i dati sul manifatturiero, soprattutto quello guardando a quello tedesco, così come Pietro ha parlato Tria, che il nostro rallentamento dipende molto anche dal rallentamento tedesco, e vedremo dai dati domani che cosa emergerà. Intanto questa mattina abbiamo aperto la giornata macro con un importante dato per gli investitori, ovvero il PIL cinese, che è risultato rispetto alle attese positivo. Sì, diciamo la peculiarità di questa settimana e fra l'altro anche delle prossime due è il fatto che alcuni dati sono anticipati a giorni prima, perché vi ricordo che venerdì il mercato rimarrà chiuso e quindi c'è una concentrazione piuttosto peculiare che in qualche modo come dire, rende le giornate ancora più dense e importanti da seguire in alcuni momenti della giornata, in quanto ci sono eventi price sensitive. Ricordo fra l'altro che Borsa Italia rimane chiuso anche lunedì, quindi anche la prossima sarà una seduta, diciamo, monca, fatto di 4 giornate. Rimane chiuso anche il 1º maggio, che sarà di mercoledì, e invece in maniera un po', come dire, peculiare, non rimane chiusa il 25 aprile. E questo secondo me è anche un argomento che merita una leggerissima riflessione, perché se ci pensi, nei giorni il 4 luglio in America sono chiusi, piuttosto che il giorno della presa della Bastiglia in Francia sono chiusi, e non so, non rispettare il giorno di festività nazionale, non so se è la cosa migliore da fare. Detto ciò, insomma, queste settimane sono un po' come dire, in attesa delle festività, credo, per tutti noi, e stiamo assistendo a delle giornate onestamente abbastanza interlocutorie. Dopo lo strappo di venerdì, la seduta di oggi, ieri e l'altro ieri, almeno di oggi nelle prime 2 ore, è un po' una fotocopia. Che cosa assistiamo a questo movimento rialzista, che però tutto sommato non riesce a sviluppare quell'esplosione della volatilità, quella capacità dei prezzi di fare tanta strada in poco tempo, che tutti noi trader in qualche modo auspichiamo, è un po', diciamo, l'aria per noi trader, la volatilità. E se vedi giornate come quelle attuali, in cui l'indice fa 150 punti, diventa veramente difficile fare e costruire delle operazioni sensate, e quindi sostanzialmente si va a caccia di opportunità dove ce ne sono. Oggi sostanzialmente Ecco, quali sono le opportunità di sì, in oggi, termini di secondo te? volatilità, sostanzialmente io adesso considero che sono davanti a dietro a una postazione fatta di tanti monitor e decine e decine di grafici. Sostanzialmente vedo volatilità in questo momento solo cioè una volatilità che favorisce operazioni intraday su Juventus. Naturalmente è una giornata Volevo molto. chiederti se eri più felice per le vacanze pasquali o per la sconfitta della Juve in Champions League? Ma oddio, diciamo, non mi piace festeggiare le sconfitte altrui, non è, diciamo, non è mia consuetudine farlo.
Però detto ciò, insomma, in qualche modo la riflessione che si può fare è che quanto le squadre di calcio siano in qualche modo degli investimenti che, oltre, diciamo, al rischio sistemico tipico del mercato, presentano anche un rischio specifico perché i risultati sportivi impattano in maniera estremamente rilevante. In verità, però, dopo un'apertura molto negativa, il titolo è andato per 2 volte in sospensione. Ma tutto sommato mi aspettavo di peggio, mi aspettavo addirittura un risultato peggiore, perché se consideri che il 12 marzo, quando ci fu il passaggio con l'Atletico Madrid, il titolo addirittura aprì a più 30 per poi chiudere a più 17, tutto sommato, diciamo, ci stiamo allineando a dei valori un po' superiori rispetto a quelli lì. Quindi, insomma, una reazione di pancia che in qualche modo adesso si sta riassorbendo in parte, ma la riflessione generale direi che questi sono titoli estremamente interessanti per l'intraday, e questo è un titolo, diciamo, in cui l'intraday effettivamente c'è tanto da fare, ma nel medio-lungo termine sono sostanzialmente le scommesse. E legate non solo al risultato sportivo, ma se ci pensi anche quando, ad esempio, è uscito il sorteggio della Champions con l'Ajax, e adesso, diciamo, ironia della sorte, il mercato ha festeggiato, non c'era un granché da festeggiare in verità. E quindi questo è bello per l'intraday, per il multiday, c'è secondo me un elemento aleatorio aggiuntivo che in qualche modo impatti in maniera rilevante, e quindi prima di investire su un titolo del genere bisogna fare una riflessione molto profonda: o lo immagini per il lunghissimo termine e queste fluttuazioni ti tangono poco, oppure le strategie di risk e money management saltano perché con un'apertura a meno 20 è evidente che se trovi uno stop ridotto, comunque questo stop viene bruciato proprio in virtù di queste violente aperture di mercato in seguito a questi eventi. Ok, allora, altre opportunità di investimento che intravedi sui mercati Sì, guarda, odierni? la questione è questa. Io, come dire, adesso leggevo anche sui social che sembra che tutti siano dalla parte giusta. Io onestamente non sono, insomma, già da qualche giorno mi aspettavo una fase di consolidamento del mercato. Perché? Perché siamo nel giro di 70, di meno di 80 sedute a più 20% sull'indice italiano. Mi sembra che, così come a dicembre del 2018 stavamo tendendo, ti ricordi, a dicembre ci furono quelle 3 settimane centrali molto Certo. violente di discesa, così come a dicembre l'estensione dell'elastico del mercato era oltremodo spinta verso una discesa dei prezzi. Adesso mi sembra esattamente il contrario, nel senso siamo arrivati a 22.000, siamo arrivati con un movimento che in qualche modo necessita di un consolidamento, e quindi secondo me adesso siamo, immagino, un elastico. Metà dicembre eravamo tirati troppo al ribasso, adesso a mio avviso siamo tirati troppo al rialzo, siamo, diciamo, nella fase estrema, no, del movimento, e ci potrà essere magari un ulteriore sussulto sopra i 22.000, ma mi aspetto da qui una fase di correzione. Perché mi aspetto la correzione? Sostanzialmente perché il mercato vive di aspettative, vive di qualche evento che in qualche modo può scaldare o può innescare gli acquirenti a cliccare sul buy. Adesso mi sembra che tutti gli eventi positivi siano in qualche modo dentro ai prezzi. In primis, naturalmente, il focus è sempre sulle attività delle banche centrali, e adesso, se il mercato sta scontando tassi invariati in America tutto il 2019, e in Europa non c'è molto da fare se non ulteriori politiche diciamo, espansive, politiche monetarie espansive, questi due eventi sono già scontati nei prezzi, e quindi ci vuole qualche altra cosa che inneschi una salita. Quale potrebbe essere quest'altra cosa? Non lo so, e quindi probabilmente su questi livelli aprirei con più feeling un'operazione short che una long, con una logica di breve termine. Perché? Perché poi ci sono anche degli appuntamenti importanti, ci sono le elezioni europee che in qualche modo sono un passaggio delicato, potrebbero aprire un contesto diverso rispetto a quello attuale.
E poi sul fronte italiano, adesso sentivo come te le parole di Tria, non c'è da escludere, secondo me, un Red Eurasion dopo le europee, se effettivamente gli equilibri fra le forze di governo diventano ancora diversi, ancora con una maggior forza della Lega rispetto al 5 Stelle, non escluso, francamente, che anche lì ci potrebbe essere delle sorprese. Quindi, insomma, per farla breve, in primis mi godrei questo filotto di vacanze. Come sai, sui mercati è difficile vedere 4 giorni di stop consecutivi, quindi godiamoci questi giorni di stop. Ma in ogni caso, sul mercato italiano, se fossi entrato a prezzi interessanti, quindi ai prezzi delle prime settimane di gennaio, su questi livelli, almeno con parte delle posizioni prenderei profitto, soprattutto su quelle storie che veramente hanno corso tantissimo, e penso ad esempio ad Azimut piuttosto che a Ferrari, a SAIP, insomma, tanti Ecco, su titoli che hanno. Azimut mi focalizzerei perché è una delle richieste che ci stanno facendo questa mattina. Sì, su Azimut è veramente un caso da manuale. Una situazione bellissima, legata al movimento delle mani forti. Per farla molto breve e semplice, ricordo che ogni giorno sul sito della Consob ci sono le posizioni, vengono pubblicate le posizioni nette corte. Cosa sono? Sono i movimenti che investitori istituzionali fanno sui titoli italiani, in particolare i movimenti ribassisti. In sostanza, se un investitore apre delle posizioni short rilevanti, e per rilevante interno intendo maggiore dello 0,5% del capitale, lo deve comunicare a Consob. Che cosa è successo? Che Azimut è stato a lungo il titolo più shortato di Piazza Affari. Sostanzialmente le scommesse ribassiste sul titolo erano state violente come non mai. Il titolo aveva uno short superiore al 10%, addirittura 7 investitori avevano scommesso, hanno fatto la scommessa ribassista, e questo, diciamo, ha caratterizzato tutta la fine del 2018. Che cosa è successo? Nel 2019 sono scattate magicamente le ricoperture. Probabilmente gli investitori erano satolli di questa operazione ribassista andata evidentemente a buon fine e si sono ricoperti. Una ricopertura dello short naturalmente vuol dire acquistare, e questi acquisti violenti hanno generato questo movimento straordinario. È difficile immaginare vedere un titolo una blue chips, un titolo di FTSE MIB 40 che si apprezza di oltre il 60% in 70 sedute, però questo movimento è nato proprio dall'azione delle mani forti, e questo conferma un po', diciamo, la mia filosofia, che poi si è estrinsecata nella produzione di un software che si chiama Big Short Hunter, che noi abbiamo in uso da tanto tempo, di quanto effettivamente il mercato lo fanno le mani forti piuttosto che i retailer, e quando le mani forti si ricoprono, effettivamente vale la pena seguire il movimento e quindi acquistare le posizioni a seguito di ricoperture così violente. In termini operativi, quindi, se lo short continua a ricoprirsi, probabilmente il titolo avrà ancora un altro po' di benzina, però, diciamo, ragionevolmente su un titolo che ha fatto così tanto, e la performance negli ultimi 3 mesi addirittura del 69,06%, onestamente mi accontenterei. Cioè, fatto, più 70 è qualcosa che ti capita poche volte nella vita, e quindi, senza essere oltremodo avidi, io francamente chiuderei almeno parte della posizione su questi livelli se avessi avuto l'abilità di entrare a inizio anno. Intanto c'è l'ultima dichiarazione da parte di Claudio Borghi, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, che proprio in audizione sul DEF, rivolgendosi al ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha parlato di un aumento dell'IVA, se non si trovano appunto misure alternative, ha detto che chiarisca sull'IVA non ci sarà nessun aumento. Ecco, questa è l'ultima dichiarazione. Eh sì, è auspicabile, anche se sarebbe una mazzata terribile, soprattutto in termini di fiducia, dei consumatori e quindi di consumi, però anche qui le incognite sono diverse. Bisogna trovare circa 40 miliardi per non far scattare, o quantomeno per, diciamo, consentire che queste clausole di salvaguardia non scattino. Si parla di tante cose, si parla di patrimoniali, si parla di IMU prima casa, insomma, ci sono varie cose che sono super evidentemente osteggiate dal 99% della popolazione, e quindi tipicamente prima di un'elezione
stai certa che nessuno in qualche modo si sbilancerà verso questo tipo di misure. Detto ciò, i conti vanno in qualche modo fatti quadrare, e quindi il timore è che siano dichiarazioni, diciamo, interlocutorie prima, come dicevo, del Re d'Azione, perché ci sarà dopo le elezioni, e lì in qualche modo si capirà se effettivamente sarà necessaria una manovra aggiuntiva. Mm-hmm. Che rimetta le cose, i conti in ordine. Naturalmente, diciamo, speriamo nella ragionevolezza, va? Ecco, speriamo. Intanto, allora, proseguiamo, vediamo i mercati azionari insieme, Pietro, vediamo in cima troviamo UBI Banca che guadagna il 3,67%, Biper Banca più 2,50%, seguito da STM che guadagna il 2,34%, Poste Italiane avanza del 2,20%, bene anche Banco BPM 2,19%, Fiat più 1,92%. In fondo al listino troviamo il titolo Juventus che cede il 15,38%, Campari l'1,72%, Diasorin l'1,43%, ancora Moncler cede l'1,34%. Nella giornata di ieri abbiamo visto osservate speciali Unicredit che ha ufficializzato una serie di accordi da 1,3 miliardi per chiudere il discorso delle sanzioni americane circa l'attività in Iran, poi anche protagonisti anche Nexi al debutto in borsa, purtroppo in forte ribasso. Ha fatto bene anche Tenaris in scia alla decisione della Corte d'Appello argentina che ha riesaminato la decisione preliminare di novembre 2018 dei giudici di primo grado che coinvolgeva il presidente e CEO della stessa Tenaris Rocca, e l'imprenditore è stato scagionato. Oggi quali titoli secondo te meritano attenzione? Sì, guarda, in atto c'è una sorta di rotazione settoriale, nel senso che l'indice è stato spinto nella prima parte dell'anno da titoli sostanzialmente energetici, industriali e quant'altro. I bancari erano stati un po' in sordina. La novità di aprile, di queste prime due settimane d'aprile, è la seguente: prese di profitto sui temi che hanno in qualche modo tirato su il mercato, e tipicamente titoli alta capitalizzazione in primis Enel, che ha fatto veramente bene, su cui adesso sono scattate proprio ad aprile le prese di profitto. Però il testimone del rialzo è passato sui titoli bancari che, come detto, avevano sottoperformato l'indice nella prima parte, ma adesso sta tornando l'interesse, legato a una serie di news che indicavi tu. Cioè il discorso di Unicredit di ieri che tu segnalavi: nonostante questa maxi multa, il titolo si è salvato proprio in virtù della capacità del management di accantonare una cifra più rilevante rispetto a quella che poi è stata la multa, quindi mm-hmm. essere prudenti spesso paga. Oggi c'è la notizia di BPM che in qualche modo cede una parte dei propri crediti, diciamo, deteriorati. In parte deteriorati, c'è la questione di UBI che graficamente ha rotto dei livelli interessanti, un bel segnale di inversione. C'è Popolare Emilia Romagna che fra l'altro a breve darà i risultati, che in qualche modo si sono risvegliate. Quindi la capacità dell'indice di tenere è stata proprio dovuta a questo passaggio di testimone che c'è stato nel mese di aprile fra energetici, su cui sono scattate le prese di profitto non violentissime. Per esempio anche Eni adesso è un titolo che fa fatica anche in virtù di quanto sta succedendo in Libia, e il testimone è stato ripreso dai bancari che adesso stanno spingendo in maniera interessante. Qui la questione più o meno è sempre la stessa, cioè entrare su un titolo che ha strappato e con l'indice sotto 22.000 entrare long su questi livelli secondo me comporta una quantità di rischio rilevante, soprattutto in virtù del rendimento atteso, nel senso che se rischio di trovarmi con delle prese di profitto violente appena entro, il potenziale rendimento, cioè il margine ancora di apprezzamento in brevissimo termine, non è elevatissimo. E quindi anche in considerazione di questo, anche su questi titoli probabilmente rimarrei un attimo prudente in attesa di un consolidamento, immaginando di entrare a seguito di uno storno a prezzi leggermente più vantaggiosi rispetto a quelli attuali. Bene, restando sui bancari, come vedi il titolo Unicredit, ci chiede Mauro?
Unicredit bene perché finalmente ha fornito quell'impulso rialzista che si aspettava da tempo. Il titolo sostanzialmente graficamente era ingabbiato in questa fase un po' interlocutoria, quindi il primo breakout di 11 euro ha garantito un'inversione di questo movimento laterale. Graficamente molto interessante perché se guardi il primo breakout il 15 febbraio è stato seguito da una serie di pullback sull'ex resistenza, adesso supporto 11 euro, quindi una configurazione perfetta, quindi rompi la resistenza e poi la pullbacki più volte, il titolo quindi ha fatto tre ritorni in area 11 per poi ripartire con decisione fino al bel segnale di venerdì scorso, in cui diciamo si è ulteriormente allungato e ha confermato. Quindi graficamente nel medio termine c'è stato un interessante. Inversione di tendenza con una formazione minima e massimi crescenti, quindi nel medio termine sì, nel breve termine, come dicevo prima, probabilmente no, perché il titolo effettivamente è partito dai minimi di giovedì a 11,55, si è fatto sostanzialmente 1 euro, si è fatto insomma un bel po' di strada, considerando che adesso siamo a 13, ha preso 1,5 euro nel giro di 5 sedute. E quindi probabilmente nel brevissimo attenderei, ma nel medio termine, se uno ce l'ha in portafoglio, magari per tenerla fino a fine anno, mi sembra insomma una storia riscoperta interessante. Ok, va bene, va bene. C'è un'altra richiesta, da Christian, dice perché il titolo Anima è rimasto così indietro rispetto agli altri titoli del gestito? Sì, questa è una bella domanda anche perché diciamo, il titolo Anima è ben gestito, è una storia interessante, secondo me. In realtà è rimasto indietro diciamo, sia nella prima parte del 2018, ma anche da inizio anno. Nell'ultimo anno il titolo perde il 36,27%. Diciamo, la verità è che alcuni titoli certe volte, come dire, finisce inevitabilmente l'amore che c'è stato insomma, per lunghi periodi. Adesso diciamo, il feeling si è un po' interrotto, il movimento diciamo, non è stato un movimento estremamente brusco, ma sostanzialmente il titolo è stato un po' come dire, dimenticato dal mercato. Non è detto che venga riscoperto, però qui preferirei un acquisto sulla forza piuttosto che sulla debolezza. Quindi, paradossalmente, su questi titoli qua aspetto che è proprio il mercato che mi dice che sta tornando l'interesse e quindi il breakout mi segnerei, come dire, se fossi in Christian evidenzierei 4 euro come livello su cui potrebbe in qualche modo ritornare l'interesse e quindi il superamento di 4 euro sarebbe l'indicazione che questa fase, come dire, di disinteresse un po' degli operatori potrebbe essere finita. E se ci pensi, anche su Azimut c'è stato a lungo un disinteresse del mercato, poi c'è stata la riscoperta. E quindi il consiglio è fissare un allarme sopra i 4 euro, perché questo sarebbe un segnale che il titolo è tornato nel radar degli acquirenti e quindi si potrebbe sviluppare un movimento interessante. Prima di salutarci, Pietro, darei anche un occhio alle commodities. Diamo il WTI che scambia a 64,37, rialzo dello 0,17, il Brent a 72,35, rialzo dello 0,28. Cala invece l'oro a 1.276 con un calo dello 0,01%. Sì, lato commodities ti dico queste due le sto seguendo, ma quella che mi interessa di più in questo momento è il caffè. Sì. Sul caffè, francamente, sto soffrendo. È una commodities sulla quale avevo cominciato a acquistare già diverse settimane fa. Il titolo, la commodities adesso batte 90 dollari, che è un prezzo che non vede da oltre 13-14 anni. Quindi l'idea mia è che da qui nel medio termine possa nascere un movimento come dire, di ritorno verso la sua area valore, che è sicuramente superiore o intorno ai 100 dollari, e quindi ci sono margini. Qui l'elemento che deve contraddistinguere l'operatività è un certo grado di pazienza. Naturalmente nessuno ama
avere una commodities in perdita o uno strumento finanziario in portafoglio, però talvolta è necessario se si ha un piano di azione nel medio termine. Quindi l'idea mia è che se il caffè continua a scendere, bisogna avere la forza di continuare a accumularlo, perché nel tempo il suo valore verrà riscoperto, e quindi diciamo è un'operatività su cui ci vuole un po' di pazienza, ma francamente il caffè a $90 lo metto volentieri in portafoglio, se ho anche qui la capacità e la strategia di doppiare e triplicare gli acquisti su ulteriori discese che potrebbero essere un'ulteriore opportunità di acquisto. Quindi il caffè diciamo in questo momento è la commodities che ritengo più calda e che può regalare maggiori opportunità. Va bene, grazie allora Pietro Di Lorenzo per essere stato con noi, ti auguro una serenissima Pasqua. Grazie mille, un saluto a te, a tutta la redazione e naturalmente a chi ci ascolta. Grazie Pietro Di Lorenzo, noi ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria.